Grazie agli organizzatori, è sempre un piacere tornare alla SIXO, è davvero un meeting meraviglioso, mi piace tanto, gradisco molto l'invito e ringrazio il mio caro amico Enzo. Oggi vi parlo di questo, ci serve ancora la cornea donatore? Non ho alcun interesse finanziario né accordi con alcuno in relazione a quanto mi accingo a dirvi. Abbiamo sentito la dottoressa Caterina Sarnicola e anche il dottor Kinoshita che hanno parlato di cellule endoteliali, di distrofia di Fuchs. Noi sappiamo che la cheratoprassica endoteliale va avanti da 15 anni, che la gottata appare centralmente e che poi dopo c'è una cornea paracentrale che appare più tardi nella malattia. Vi sono però dei pazienti nei quali la gottata si limita alla cornea centrale, un sottoinsieme di pazienti molto particolare, sono questi quelli di cui vi voglio parlare, perché qui vi sono problemi a livello di dispersione della luce intraoculare, problemi di maggiori aberrazioni di alto ordine e sensibilità. Lo stripping della Deschamps si fa nei pazienti con uno stripping di 4 mm della Deschamps, descritto per la prima volta da Brownstein, e poi altri lo hanno fatto e hanno scritto, vedete tutta la letteratura sulla diapositiva, la maggior parte dei pazienti stanno meglio. Il dottor Colby ha individuato vari responder, quelli che rispondono rapidamente, quelli che rispondono lentamente e quelli che non rispondono affatto. Ciò detto, sappiamo anche sulla base del paper di Maloney pubblicato un mese fa che gli inibitori ROCK possono essere utilizzati per due dei tre pazienti che non avevano avuto una cornea chiara nel suo studio. Questi inibitori della rocchinasi sono importanti sia per il tono contrattile della muscolatura liscia che per la guarigione endoteliale. Glanatec è il nome commerciale dell'unico inibitore della rochinasi della Kawa disponibile attualmente, una soluzione di 0,4%, un inibitore selettivo ROCK 1 e 2 approvato per la cura del glaucoma in Giappone, penetra a livello endoculare. In vivo Kinoshita, che, di cui si è passato, ha dimostrato che l'inibizione della rochinasi ha un effetto benefico. Tenendo in mente questo, ho lavorato sulla base di questa ipotesi, che la descetomessi primaria nella distrofia di Fuchs guarisce più rapidamente con una migliore conta cellulare in pazienti con distrofia di Fuchs con gottata limitata ai 5 mm centrali della cornea, quando posizionati su gocce di inibitori ROCK, e questi sono i criteri di inclusione per il nostro studio: pazienti con distrofia di Fuchs con gottata limitata ai 5 mm centrali della cornea, con una cornea periferica chiara e con questa conta cellulare, un disturbo visivo dalla cornea messo in evidenza da offuscamento al mattino, edema corneale centrale con una BCVA peggiore di 20/50, nessun ACE subepiteliale che interferisca con la vista post-op. 10 pazienti, 10 occhi, un occhio per ciascun paziente sono stati reclutati fino ad oggi con un follow-up di 3 mesi. Altre valutazioni e altro reclutamento è in corso. 5 pazienti hanno subito una descemetoressi primaria con o senza estrazione della cataratta e osservazione con farmaci post-op, Polytrim, prezzolone e poi varie soluzioni, cloruro di sodio al 5%, QHS. 7 hanno subito una descetomessi primaria con o senza chirurgia della cataratta, senza il regime descritto sopra. Qui abbiamo questi pazienti, Fuchs centrale, vedete la cornea periferica sembra normale e vedete qui vediamo sostanzialmente la Fuchs. Non sono i pazienti che vediamo più spesso, questi sono i risultati post-op immediati con edema corneale centrale molto grave. Vedete poi?
qui. Non si vede tanto bene. Riuscite a vedere il bordo dello stripping? Qui abbiamo la riepitelizzazione, vedete? Purtroppo la dottoressa si gira per mostrare lo schermo e quindi spesso non parla al microfono. Che succede ai pazienti? Ebbene, il rupacidil, l'inibitore ROCK, provoca rossore e una sensazione pungente in tutti i pazienti che lo prendono. Un paziente ha avuto dolore addominale grave e stipsi il terzo giorno, che poi è ritornata dopo aver interrotto l'assunzione dell'inibitore ROCK. Per questi pazienti l'inibitore della rochinasi non è accettabile, quindi il paziente è stato trasferito al gruppo in osservazione. Quindi io vi parlerò dei 5 pazienti che sono stati osservati e 5 pazienti trattati con Rupacidil. Nei due gruppi, come vediamo, nel gruppo osservazione c'erano 4 donne e un uomo, 5 donne nel gruppo Rupacidil. La pachimetria è stata fatta pre-op e post-op. Abbiamo misurato il numero di settimane fino al raggiungimento di una vista migliore di 20 su 40 secondo il sistema anglosassone, e qui vedete l'età, vedete la pachimetria preoperatoria abbastanza prossima in entrambi i gruppi, e vedete post op a 3 mesi, anche questa i risultati sono molto prossimi, forse un po' meglio nel gruppo rochinasi. Il numero di settimane fino a un miglioramento del visus, però, vedete, è diverso. Nel gruppo rochinasi 5 settimane, già dopo 5 settimane i pazienti vedevano abbastanza bene, dopo uno stripping di 5 mm, nel gruppo osservazione 10 settimane. La conta cellulare nei pazienti curati con Rupacidil è più alta, vedete, rispetto alla conta nei pazienti solo osservati senza inibitori della rochinasi. Qui vediamo i pazienti non trattati a 3 settimane, a 6 settimane post-op. E qui vediamo il Rupacidil, quindi a 3 settimane, a 6 settimane post-op. E la conta delle cellule endoteliali in entrambi i gruppi a 12 settimane post-op, vedete a sinistra no trattamento, a destra trattamento, vedete i pazienti con Rupacidil hanno una conta cellulare maggiore dopo lo stripping della Deschamet. In conclusione, in questa serie molto piccola di 10 pazienti a 3 mesi, tutti i pazienti hanno cornea chiara, ma quelli che hanno gli inibitori hanno un recupero più rapido. Un paziente è risultato intollerante al collirio di Rupacidil. La nostra conclusione è che Rupacidil sembra aumentare il tasso di clearance corneale di conta cellulare dopo uno stripping della Deschamet in pazienti con distrofia di Fuchs centrale nella cornea. Vi sono molti altri fattori da prendere in considerazione, stiamo ancora arruolando paziente, abbiamo avuto l'autorizzazione dell'FDA negli Stati Uniti per questo studio. Vi ringrazio dell'attenzione e non vedo l'ora di potervi dare altre informazioni a Salerno l'anno prossimo. Grazie.